La Brexit finirà per rivelarsi una gran cosa e gli Stati Uniti faranno un accordo con Londra. Parola di Donald Trump che nella prima intervista alla stampa britannica come presidente eletto rilasciata al Times delinea un futuro a tinte fosche per l'Unione Europea. Altri paesi seguiranno l'esempio, ha detto il tycoon newyorkese parlando nello studio della Trump Tower. Nessun dettaglio, tuttavia, sui contenuti di un possibile accordo di libero scambio con il governo di Theresa May. Credo che la Brexit finirà per essere una gran cosa, detto. Io l'avevo previsto, ma era una scommessa a cui nessuno credeva e ve lo dico, la gente non vuole altra gente che venga a casa sua e distrugga il suo paese. Il Regno Unito è stato furbo ad andarsene. Altro grande tema è il giudizio, che più che politico ha la pretesa di essere storico, sulla gestione della crisi migratoria da parte di Angela Merkel, accusata di avere dato l'esempio del grave errore di accogliere 1 milione di rifugiati in Germania. Ho grande rispetto per Merkel, penso sia stata davvero una grande leader, ha detto. Credo tuttavia che abbia commesso un errore davvero catastrofico, che è stato quello di accogliere tutti quei clandestini, gente accolta senza sapere veramente da dove venissero. Perfettamente coerente con le promesse e con le minacce proferite durante la campagna elettorale, Trump ha poi ribadito l'intenzione di rivedere meccanismi e rapporti in seno all'Alleanza Atlantica. Io l'ho già detto tanto tempo fa che la NATO ha dei problemi. In primo luogo è obsoleta perché è concepita tanti, tanti anni fa e, secondo, i paesi non pagano quel che si presume dovrebbero pagare. A 4 giorni dal passaggio di consegne con Barack Obama, Trump ha poi insistito, anche in questo caso restando fedele alla linea sinora dichiarata, sulla necessità di instaurare un rapporto di fiducia con il capo del Cremlino, Vladimir Putin.